nostra. Basta, sta dando casino. Ah, ce ne compriamo un'altra. Ah, quando la tua infame ci fa trovare un'altra valigia, capito? Qui, ma che sei uscito pazzo? Gesù, come prima la valigia così? Ma come fa la statuaio? Oh, è perché ce la siamo rubata la valigia? E che c'entra? La valigia era rimasta senza padrone, questo è vero. Ma è il dovere nostro, era quello di portare in questo posto, la famiglia una notte. Bello e buono, da un momento all'altro, che ne so, niente più dente. Sta pensione sinceramente faceva proprio schifo, tutta rimessa a nuovo. I vestiti, l'oggetto. La macchina, sì signore, anche la macchina. Finalmente potevamo essere felici pure noi, no? Niente, guarda, una coltellata dietro le spalle. Ma almeno si fosse messo uno pure. Uno poteva capire. Poi cioè, in questa casa nel passato dicendo, belli, ricchi, simpatici, giovani, no? Troppo facile. Fa mettere un cantante attore che non è né cantante né attore che non va al ristorante. Sì, sì, pensiamo della tranquillità. Qui Carmelo, carissimo! Qui sei arrivato uno da Palermo, bravo! Come? La valigia padre nostro. E che ne sai tu? Oh, stai venendo qua, venuto a sì. No, ma oh, guarda io, camera, non lo tengo. Maledetto, quel disgraziato che finiva con la morte del suocero. No, quello mica ti ammazzo. No. Ho pensato tutto io, un attimo che ho pensato. Andiamo tutte e due, la affrontiamo. Sì. Così, buonasera, Carme. E tu lo racconti tutto cosa. Ecco qua. Ma non lo affrontiamo di parlo. E che ci dico? Non lo sapete, non dichiarano questo. No, prendendo da solo un killer. Un killer? Per ammazzare una persona. Ma Carma, e tu non l'hai mandato nella pensione mia? Era tutto un piano, Gennaro c'era lo scopo. Lo scopo? I soldi. Erano della famiglia. Della mafia! Guardate che se voi ammazzate la persona, la commissione è eseguita. I 30 milioni sono posti di diritto. E tanti saluti dalla famiglia. E tanti baci ai parenti. Carma, ma l'hai vista in faccia qui? L'hai vista, no? No, quella è gente che non scherza. È gente che fa sparire cadaveri nel cemento. Oh, ma e manco più i corpi si ritrovano. Fine che fai, brutto. Schifo. Sta ubriaco. Tutto sono fatto un piacere. Schifo. Questa è la vita, amici miei. E qual è? Schifo, delusione e dolore. Ma ditemi una cosa. Ma uno che ci va a fare sulla faccia della terra? Ma non è meglio che si spa? Ma io tengo la medicina! Ma sì, quella pistola! È una pistola! Mamma mia, pure! La pianta! La vedete questa? Basta premere il grilletto e tutto finisce! Mamma mia, ce la fa qualcosa! Il dito questo qua! Facciamo le cose in grande e facciamo apparire che si, facciamo sembrare che fa un suicidio. No! E sì, sì! Io no, non siamo ancora sicuri, ma quasi sicuramente accettiamo. No, sì! Accettiamo! Passando la parte e improvvisamente mi è scappato un colpo a sangue. Sapete, io poi sono l'artista, mi medesimo. Oggi, ditemi la verità, come faccio bella a partire un briaco? Come faccio bella a partire anche a me? Sapete che ha detto? Oramai impegnati siete con la famiglia, non potete più tornare indietro. O volete finire squagliati nel sapone? No, il tuo sapone no. Ma tutto che tengo io. Sicuramente vado a finire nella saponetta che sono la via di quel disgraziato. A me mi sembra come se non fosse vero, ma due persone come noi, oneste, due persone. Uccidiamo un uomo vivo! Io sento di volervi bene. Papà! Che avete detto? Papà! Andiamo a preparare il bagno! Si muove! Entra un attimo. Ma tu sei pazza? Ma... Un attimo solo, frigorifero. Frigorifero a me? Ma mi sono una stufa 10.000 watt, capito? Padre nostro che sei deciso, non c'è dura in tentazione. A me, non è la voce. Mi sento tutto elettrico. Ma perché non lo sapete? Ma che sta? C'è stato un guasto. Un guasto?
malvagi. No, queste sedere non vola, andiamo a togliere quel filare della vasca, Quanta ne devo essere? E che fate, la ricetta del medico? Raggiù. A presto. Ma se ne mette assai dove si sentisse pure amaro del caffè. No, con il caffè che facciamo noi fa sempre schifo, se ne accorge. Sentite, passiamo proprio in mezzo ai pazzi. Mi ha fatto cadere tutto il caffè a terra, nemmeno una goccia. Avete capito? Nemmeno una goccia sono riuscito a prendermi. Questa non è una pensione, questo è un manicomio. Lui deve morire, la ciaccina lo ammazzo. Sì, ma siete sicuri? Ma sapete chi è? Eh certo, come, non lo so. Sarò il letrano, invece sono. Chi? È un certo, uno dei proprietari di questa pensione, un certo Peppino Bottiglione. No, Peppino, non è possibile. Ma voi così non lo trovate mai, vero? Sono il nome e il cognome, perché no? No, è che quello è un artista. Ah sì? È un artista, quello si fa conoscere col nome d'arte, quindi... E come si? Tutti lo chiamano Gino Doretti. Ma voi vi siete dimenticati? E che cosa? Io non sono Peppino Bottiglieri! E da Giacinno! Ma io mi chiamo Luigi Giacomo! E da Giacinno! Ma allora, come mi chiamo, Devo morire! Sì, ma tu disgraziato, ma lo sai io chi sono? Lo sai chi sono? Chi siete? Io sono il marito! E Don Peppino? Ma Don Peppino, ti fa dormire! È stato ucciso un uomo. Sì. Calme. Mio genero. Genero suo. Gino Dorei. È morto! Che dispiace! Presto. Ma è morto, sta bene in salute. No, ma quale è morto? Ma è stato un graffio, perde sangue, ma non è niente di grave, Ma chi? E che ne so come si chiama quel pazzo che si è venuto a suicidare dentro la camera mia? Mamma mia! Perché per ammazzarti ti mando? Un picciotto si mise in viaggio per te! Che stai dicendo? Un picciotto viaggiatore, ma è mio! Signore, mamma mia, è mio! Mamma mia, mi sento male! Mamma mia, si chiedeva un picciotto che mi girava in testa, non lo sapevo! Sì, la chiamo la polizia! Sì, brava. Ma dopo che ti ho sparato! Intanto esce qualcuno che mi vuole uccidere! Sì, maledetto! Guarda che c'ho una pistola nella paia di spalla!